È stato Cristiano Leonardi, manager e imprenditore ternano con la passione per l'ippica, ad aggiudicarsi il premio Fair Play conferito dal CONI Umbria nell'ambito della cerimonia annuale di consegna di onorificenze e riconoscimenti ad atleti, dirigenti e volontari della provincia ternana che si sono distinti in campo sportivo. Il suo nome è spiccato tra i premiati eccellenti perché, come motivato dal CONI con il suo team e i suoi cavalli, l'Umbria è stata protagonista assoluta dell'ippica all'insegna dei veri valori sportivi. Fair Play per noi è alla base di tutto. Avere esempi a cui far riferimento serve non solo a noi dirigenti ormai adulti, ma serve soprattutto ai tanti, alle migliaia di giovani che ogni giorno si avvicinano allo sport per vivere attraverso lo sport i grandi valori della vita. Quindi Leonardi per noi è un esempio che dobbiamo seguire. Ringrazio il CONI ovviamente per aver pensato a me e per darmi questa soddisfazione che ho sempre fatto in modo molto silenzioso nella mia città, perché in verità ho sempre corso fuori, all'estero oppure in altre piazze come Milano e Roma. E, è stata una passione che poi si è tramutata in una professione, e fin quando ho avuto la fortuna, perché poi alla fine si parla di questa, di trovare un cavallo come Time Chant, allevato dal miglior allevamento italiano, l'EG di Massimo Parri, che mi ha consentito di vincere veramente tanto, di rifiutare delle offerte importanti da Hong Kong e che non posso nascondere ha cambiato molto la mia vita. Oggi ricevere a Terni, nella mia città, un premio dai ternani come ternano non è assolutamente facile, perché come si sa nessuno è profeta in patria, ed io che ho amministrato questa città per 10 anni, che ho fatto il presidente della Federazione Italiana Tennis Provinciale e il direttore marketing della Ternana Calcio, conosco Terni in modo dettagliato. Dunque tutto questo si rafforza, perché viverlo a Terni davanti agli occhi dei miei cittadini e dei miei figli mi dà una soddisfazione che supera anche il merito di Time Chant. Aver portato a livelli importanti anche uno sport come quello dell'ippica credo che debba essere nei suoi confronti un riconoscimento, poi tanto più è un mio concittadino, quindi il riconoscimento in questo caso è doppio. In questa festa dello sport ternano non è voluto mancare il sindaco della città. A Cristiano mi lega un rapporto di stima e di amicizia, abbiamo anche avuto esperienze insieme nei consigli comunali e quindi sono veramente felice di poter premiare una persona che vale, che ha dimostrato nelle sue varie attività di essere un cittadino esemplare.